Oggi si cucina da nord a sud. Benvenuti a tutti, buongiorno. Allora, oggi facciamo un menù di Natale dal nord al sud Italia, perché insomma ce n'è da riempire veramente tavole. Qua mi devo fermare, scusate. Allora, dal nord al sud, perché l'Italia è ricchissima di piatti natalizi. Partiamo dalla Valle d'Aosta e facciamo delle castagne alla valdostana che hanno il lardo, il miele, sono appoggiate su un pezzettino di polenta ripassata al forno, molto buone e anche facili. Poi facciamo un pasticcio di rigatoni alla siciliana che viene a cucinare con noi Anna Valle, e questa è una ricetta della sua mamma che insomma reinterpreteremo insieme. Poi un fritto misto alla romana, perché la vigilia di Natale i romani fanno un gran fritto, lo so perché mia suocera è romana, e qui lo faremo proprio alla grande con una esperta. E poi c'è il dolce, facciamo una coppa con i cachi che si mangiano dal nord al sud Italia, sono leggeri con gli amaretti. E poi c'è Bruno con i marron glacé. Oggi marron glacé. Oggi il drink si chiama chestnut. Chestnut. Quindi è la traduzione di castagna in inglese. Buono, quindi faremo una rivisitazione del mojito con buono, i marron glacé. Leggerissimo, tra poco, prima la pubblicità. E allora, mettiamoci a cucinare. Ricetta valdostana e poi un mojito. Un mojito chestnut con i marron glacé oggi. Sai che mi incuriosisce veramente molto questa cosa. Allora, noi partiamo dalla polenta, perché insomma siamo in Valle d'Aosta. Facciamo delle fette di polenta e le facciamo gratinare velocemente in forno. Tu non hai visto il pericolo che hai corso. L'hai tirato. No, non mi sarei mai permessa. Allora, facciamo delle fettine non troppo spesse. Neanche troppo sottili, una via di mezzo. Ok, quante ne faccio? Basta, ne avanzano. Le taglio a metà perché devono essere dei bocconcini piccini. Così e così. No, questa no. Le metto sulla placca del forno. Tu schiacci, questo lo so fare anch'io per il mojito, eh. Zucchero e lime. Aspetta, un goccino d'olio. Andava meglio l'altro che al dispenser, qui ne metto un quintale, ma va bene, dai. Siamo in Valle d'Aosta, quindi bisogna mangiare delle cose caloriche perché fa freddo, mettiamola così, ok. Comunque, devono essere un po' oliatine. Allora, rosmarino tritato. Io non so come Miguel ha fatto a tritare questo rosmarino piccolo così, non so se lo vedete, è una roba pazzesca. Infatti ho detto, ma che cos'è? Pepe? Ma no, rosmarino, l'ho tritato al coltello. Bravo, io non sarei mai stata in grado. Bravo, Miguel. Però anche se l'ho tagliato un po' più grande va bene lo stesso, se non siete bravi come Miguel. Va bene, io posso avvalermi di queste piccole sciccherie. E anche un po' di sale, dai. Poco, ma un po' ce lo metto. Allora, buttiamo in forno e andiamo a fare le castagne. Io bene, intanto, come tu hai detto prima, mezzo lime, zucchero bianco, quanto basta. Quanto QB? Quanto QB? Lo metto alto così. E 8-10 foglie di menta. Urca. Adesso tanto. Andiamo ad aggiungere un goccio di acqua frizzante o di soda, dipende da quello che abbiamo in casa. Così andiamo a pestare leggermente la menta. Ah, questo io non lo faccio nel mojito di solito. Guarda, serve solo l'acqua. A farlo sprigionare i sapori della menta. Ok, beh, questa è una bella dritta, allora. Burro. Allora, mettiamo un pochino di burro in una padella. Io uso quello chiarificato così non mi brucia, se no mettete burro e olio insieme. Così. Ancora un po', che buon profumo che si sente di menta, così copre un po' il profumo del fritto, perché di là si stanno facendo le grandi prove per il fritto alla romana, quindi dal nord al sud, perché a Natale poi tutti mangiano i piatti della tradizione. La tradizione del nord e del sud Italia è molto diversa, no? Quindi bisogna un po' girare dappertutto. Vai. Vado. Sto zitta. Sono molto educato in questo, quando parla vado piano piano. Io metto le castagne intanto, Ci metto un cucchiaio di zucchero di canna. E un cucchiaio di miele.
Questa volta ho usato il miele di castagne, perché poi vi fate la domanda, che miele usi? Quello che capita, però in questo caso il miele di castagna è un po' più amarognolo, no? E quindi ci sta bene, visto che è già tutto dolce. Oggi proprio ci viziamo, Allora, noi facciamo caramellare delicatamente. Queste sono castagne che io ho preso già cotte a vapore sotto vuoto, perché sennò farle cuocere le castagne per me è faticosissimo. Io le faccio sempre, mi esce poi tutta l'acqua dalla padella, faccio sempre confusione, le prendo già pronte. Ma c'è questo forno che mi chiama, lo devo spegnere, ho capito. Allora, adesso l'operazione un po' più complicata è di ricoprire le castagne con il lardo, è che sono a 2 milioni di gradi, quindi vediamo un po' come riesco a fare questa cosa senza farmi troppo male. Una fettina di lardo, una castagna e la avvolgo. Vedi? Così il lardo praticamente si scioglie, no? Con il calore. Con il calore. Non è troppo calda, si riesce a fare, Così. Non metto troppo lardo perché non mi piace. Ok? Finché sono calde, proseguo così. Poi se voi le fate in anticipo, poi le mettete sulla vostra polenta calda, ma poi le potete ripassare magari un attimo al grill, no? Comunque queste castagne caramellate sono una cosa divina, vi dico solo che... Vado. Prendiamo la polenta che a questo punto è ben gratinata. Aia, che schizzo, oggi mi devo far del male. Ok, e andiamo semplicemente a impiattare. Allora, un pezzetto di polenta. Tu anche sei quasi a buon punto? Sì, io pronto, bene. Bella, che bella questa cosa, con Bruno. Con la guarnizione un po' di menta, un po' di marmellata, così ma guarda anche che bello. Se lo mangia. Io lo so che a te piace più la guarnizione che il drink. Sì, no, ma a me piace anche il mojito, scherzi. La polenta sopra, la castagna sopra. Vedete che il lardo si è praticamente sciolto e questa è la cosa buona, no? La miseria, un attimo, sta se arrivando. Se poi vado io oggi, Non avevo dubbi, vai ad aprire ad Anna Valle. Eccoci, Anna Valle, benvenuta. Allora, Bruno... Piacere. Seguo. Bruno, andiamo. È il nostro barman. Vieni, siediti qua, che piacere. Il nostro barman che ci ha preparato un cocktail molto goloso oggi, devo dire. A te la parola, Bruno. Eccoci. Oggi ti ho fatto un mojito ai marron glacé. Una cosa veramente super golosa. Mezzo lime, zucchero bianco, quindi foglie di menta, acqua naturale o gasata, dipende quella che abbiamo in casa. Delle foglie di menta, i marron glacé frullati e il rum scuro. Ragazzi, marron glacé anche qua in questa polentina che abbiamo fatto. Con te invece facciamo una pasta al forno, giusto? Una pasta al forno. Della tua mamma. Allora, ricapitoliamo questa. Un brindisi e poi cuciniamo con Anna Valle. Ho affettato la polenta, l'ho condita con un po' d'olio e con il rosmarino, l'ho salata, l'ho messa a gratinare in forno. Ho rosolato le castagne nel burro e lo zucchero di canna e il miele, ho avvolto velocemente le castagne nel lardo e le ho servite sulla polenta. Evviva! Sono in cucina con Anna Valle, ma che bello! Che versione inedita! È molto inedita, anche per le persone che mi conoscono molto bene. Quando ho detto che venivo qui a cucinare, mia madre e le mie amiche si sono fatte quattro risate, perché di solito non cucino a casa, non è... una cosa che mi riesce molto magari bene, però ci proviamo insieme. Tanto tempo, immagino. Insomma. No, ma è proprio, secondo me la cucina è una grande passione, immagino che tu ce l'abbia. Probabilmente io non sono così portata per la cucina, sono portata per altre cose. Certo. Però mi diverte farlo quando c'è qualcuno di molto bravo quanto me. Un angelo custode, dai! Anche perché mi piace che tu hai portato una ricetta della tua mamma, che è una... È una ricetta, diciamo che la pasta al forno in Sicilia si usa durante le festività, quindi preciso. Siamo. Ed è tipicamente siciliana perché ci sono degli ingredienti come la melanzana, comunque il pomodoro che viene usato assolutamente in Sicilia.
e il fior di latte. Senti, partiamo da una cosa semplice, facciamo il sugo, no? Esatto, che dai, è la cosa che deve cucinare di più. Allora prendiamo il nostro sugo. Io tanto sugo. Te lo accendo. Sì. Abbiamo bisogno anche di un goccio d'olio d'oliva per... Lo metto, ok. Da aggiungere. Il basilico assolutamente che non deve mancare. E un pizzico di sale. Vai tu con le dosi, tu cucini, mangi leggero? Mangio o leggero, sei una no, mangio leggero giusto. Nonostante sia metà siciliana e metà romana di origine, quindi comunque insomma, è non propriamente così, così leggero, aspetta esatto. Che ti do il sale. E un pizzico di sale. Ok, la tua mamma invece è una cuoca? Mia madre è molto brava, sì, che molto brava, mia nonna anche, sì. Fa delle cose un po' più complicate di quelle che faccio io quindi solitamente. Quindi dobbiamo impegnarci perché sarà lì a giudicare, no, la mamma? Assolutamente. Allora, qui l'olio già, secondo me... È caldo, quindi noi dobbiamo tagliare le melanzane. Ok, sì. Vai, le tagliamo. Allora. Vuoi che la tagli io? La tagli tu? Sì, quale scegli preferisci? Scegli al nuance del tuo allora vestito, questo. Il rosso, ti piace? No, il rosso perché già sto per Natale. Ok. Allora, le melanzane vanno tagliate a filettini e poi vanno fritte in questo olio di arachidi. Filettini? Vediamo, cosa intendi per filettino? Anche va. Così le puoi tagliare, ma dai, okay, su, uno e allora. Uno. Okay. Ah, ok, così, va bene, perfetto. Ma senti, ma tu con la tua bambina ogni tanto cucini, la fai entrare in cucina? Ci divertiamo a pasticciare. Che è piccina, quanto ha? 4 anni? Sì. Certo. Quindi, non so, con la farina... qualche biscottino. Sì, ecco, cose tipo i dolci, queste cose qui, sì. Poi magari se non vengono buonissimi... Però è divertente non, esatto, è molto, li lasciamo molto così o vuoi tagliarli? No, possiamo tagliarli anche più piccoli se okay, vuoi. Tipo magari facciamo un po così? Sì. Ok, vabbè. Che buone, cioè... Pasta al forno con melanzana fritta, ecco. Vedi, frigge bene, è già sì, pronto. È già pronto. Sei partita bella con uno slancio. Dai, benissimo. Sembra che lo faccia perfettamente. Vabbè, ma tu sei un'attrice, da te esatto. Ci si aspetta che in ogni ruolo, giusto? Almeno devo far finta di sapermela cavare, no? Hai mai fatto una parte così in cui ti devi muovere in cucina, una cosa? Ma diciamo che la fiction che è andata adesso in onda, questo nostro amore, sì? Quella con Neri Marco Re, io comunque sono mamma di 3 ragazze e anche se Anna Ferraris, questo è il nome del personaggio, non è propriamente una provetta cuoca, però ci prova e comunque si destreggia in cucina, insomma. Adesso questo sta... Questa aspetta, sì, mettiamoci un coperchio perché sennò qui ci schizziamo tutti. Vediamo, il nostro problema è che non abbiamo mai coperchio. Guarda che bravo, abbiamo anche il coperchio giusto. Perfetto. Oggi. Fantastico. Perfetto. Bene. Nel frattempo la pasta, l'acqua della pasta sta la bollendo. Mettiamo, che dici? Però dobbiamo poi scolarla al dente. Quindi allora, ce la chi ha l'orologio ci conta 7 minuti? Facciamo? Sì, 7 minuti. Dovrebbero cuocere 12, noi facciamo. Red, guarda com'è contento Red di interagire con te. Voleva venire ad aprire la porta e ha detto no. Oggi... Il sale l'abbiamo messo nella pasta, il sale grosso. Vai. Un bel pugno di sale grosso. Sì. E quindi questo Natale tu dove sarai? Raccontaci, a casa della tua mamma? No, spero che la mia mamma sarà da me, nel senso viene che da questo te, Natale okay. Sì, lo passeremo comunque a casa da noi, sì, li versiamo tutti quanti. E lo passeremo a casa, ecco. Okay. Andremo fuori in vacanza un po' prima e un po' dopo. Però insomma il giorno di Natale, lo passiamo a casa. Okay. E cucina mamma? Sì. io l'aiuto, faccio da assistente. Ok, per già mettere comunque a disposizione la casa, no? Sì, insomma, ecco. Io sono bravissima di solito ad apparecchiare. Sì, quello mi piace molto, mettere le candele. Sono la donna delle candele. Sì, ti piacciono le candele? In effetti sono le metto Natale. Anche quando pranzo o ceno da sola, magari sono fuori per lavoro, comunque la candela è una cosa che mi fa subito casa. Hai ragione, è vero. Sì, molto comunque il fuoco, ecco, se uno ha il caminetto anche assolutamente, però... O per noi Natale poi abbiamo pure il caminetto in soggiorno, siamo avantissimo, guarda. E infatti mi piace molto. Le mettiamo tutte queste 3 mozzarelle. Sì. Do un po' sì. di dosi, Anna. Abbiamo messo 350 grammi di rigatoni, ce l'ho scritto lì. Abbiamo 1/2 chilo di melanzane, noi un po' le abbiamo già fritte. E 350 grammi di fior di latte. Esatto, che va tagliato a dadini perché poi va mescolato insomma insieme alla pasta e alle melanzane e al sugo. Esatto, ma questo è un piatto che voi mangiate anche per le in altri momenti? Ma anche, anche in altri momenti, sì. Comunque non è un, perché è un piatto fondamentalmente, comunque è leggero, sì, se non per le melanzane fritte ovviamente, però insomma abbastanza leggero. È pasta al pomodoro. Se può fare. Senti, certo, non tutti i giorni. Non tutti i giorni, esatto. Ma il tuo piatto preferito?
da mangiare, non da cucinare. Il mio piatto preferito, ma la pasta al pomodoro è il mio piatto preferito, è vero, cioè che è una cosa semplicissima che però non è così semplice da fare. Mi è capitato spesso di avere a che fare con persone non italiane, quindi non so, americane, e ti chiedono proprio come fare la pasta al pomodoro. Poi vabbè, la chiedono a me e quindi lascia il tempo che trova. Ma però... dai, non ti buttare giù! Però il sugo per loro di solito non si attacca alla pasta, perché non lo fanno cuocere abbastanza. E poi anche, cioè, loro... ho notato che spesso scolano la pasta, la lasciano un po' lì e poi dopo ci mettono tutta la roba tremenda che poi a me piace molto la pasta al dente e loro questo bisogna dirglielo 6 volte. Sì, perché sennò ti fanno una roba... Sì, perché non la fanno mai al dente. È vero, ma qui ci siamo quasi. Sì, le il melanzane. Il sugo anche, questo vabbè, devono... Il sugo lo ucidiamo, se non brucia. Che dici, la tua mamma ci... No, no, secondo me la mia mamma sarà orgogliosissima di... Fantastico, dai, bene, bene. Ok, qui ci siamo, la pasta va. La pasta va, i 7 minuti non sono ancora passati, vero? Non li stiamo seguendo. Ok, benissimo, benissimo. E senti, e tu di base sei a Roma o a Milano? Io di base sono a Vicenza e a Roma. A Vicenza, per vero? Esatto, mio marito è di là, lavora lì. E quindi la tua vita, la tua famiglia è lì a Vicenza? La nostra famiglia vive a Vicenza soprattutto. Poi, insomma, a Roma... Ovviamente per lavoro e abbiamo la nostra seconda base. Chiaro, quindi hai scelto comunque una città piccola, una dimensione d'uomo, una città che comunque ci fa sentire rilassati. È poi la alterniamo alla vivacità estrema di Roma, che invece è insomma, una città abbastanza... Perché tua figlia non va ancora a scuola, quindi puoi ancora... Va alla scuola materna, sì, però puoi ancora permetterti di... Poi quando inizia le elementari è un disastro. Sì, perché... dovrò... tenerla più in pianta stabile, però vabbè, viaggerò di più io e cercherò di raggiungerla il prima possibile, insomma. Certo, perché poi i bambini hanno bisogno della loro quotidianità. Sì, quello è importante, è meglio lasciarli lì magari e andare tu a fare quello che devi tornare, fare piuttosto che portarteli così dietro. Così loro hanno la loro routine. Vero, vero, siamo d'accordo. Hai ragione. Adesso quelle le scogliamo. Allora, noi avevamo già preparato il piatto. Aspetta, là. Ah, perfetto, perché bisogna scolarle un pochino, vero? In una carta assorbente in modo che l'olio si... Allora, possiamo cominciare a prenderle? Mettetele qua, che così sei più... Ti do anche una forchettina per aiutarti. Sì. No, guarda che brava, vai senza bisogno di niente. Perfetto. Dicevo che peccato che stasera sono a cena fuori, perché sennò io questa me la portavo a casa, questa pasta matematica. Ma se viene bene qualcuno se la porterà a casa, secondo me. Sicuramente, sì, qualcuno. Qui ce le giochiamo poi a dadi quando finiscono. Ah sì, di solito però lo fate, di portarvi via tutto. Certo, sì. A volte proprio non escono dalla cucina perché finiscono prima. Beh, anche perché giustamente l'orario insomma si avvicina a quello della cena. È il momento di solito in cui qualcuno ha fame. Esatto, io molta. Ok, qui che dici? Ci vuole un pochino di sale o non lo mettiamo? Poi il sale lo metteremo quando mettiamo il sugo e questo tutto insieme. Allora, quindi questa è a posto. Abbiamo tutto. Abbiamo questa tutto. A posto. Mozzarella a posto, parmigiano lo mettiamo nel sugo. Allora, qui il sugo in realtà dovrebbe restringere ancora un pochino, no? Sì. Noi abbiamo quello che... È già ristretto. È stato cotto per mezz'ora. A parte che secondo me potremmo anche usare il nostro, perché non è che deve... Che dici? Mamma mia, schizza come... Va bene, secondo me ci siamo, perché poi intanto deve gratinare. Sì. Ok, scolo io, dai. Vado, Io ormai ho una certa praticaccia, pure con i tacchi. Sono 6 minuti. Ok, Red. Perfetto. 6 minuti va benissimo. Ok. La pasta la mettiamo qui adesso. Allora, la mettiamo qui e poi tu vai con i sughi, mescoliamo tutto. Allora, dobbiamo mettere 3/4 di sugo. Quindi tanto io prendo dei cucchiai, se vuoi, e comincio a dare una mescolata. Poi se ce ne abbiamo bisogno di altro usiamo quello. Sì, al limite mettiamo... Ok. Perfetto. Le melanzane, non tutte, non ma comunque guarda che qui non sono tutta quella quantità di melanzane. Noi ne abbiamo anche un po'... Cioè la quantità di 350 grammi comprende anche quelle già fritte. Okay, quindi io le metterei tutte allora, e le altre le metterei sopra. Benissimo. Mamma che roba buona. Mescoliamo un po'. Poi metteremo un pizzico di sale comunque a tutto quanto. Io qui tolgo. Cioè il profumo delle melanzane fritte è una goduria molto assoluta. Buono, sì. Mozzarella. Parte lì non della tutta, mozzarella, no? Non esatto. tutta.
Senti, quest'anno a Natale ti tocca farlo, secondo me. Mi sa che questa la dovrò guarda, fare. Guarda, questa sì. Te la sei... Vai, mescola tu. Venendo qui ti sei rovinata. Adesso bisogna prendere la teglia e versare sulla teglia, ricoprirla di sugo. Ok, facciamo. Già così è buonissima. Sì, ecco, esatto, senza quasi neanche bisogno di, esatto. È vero, di gratinare. Poi ne abbiamo bisogno ancora di sugo o lo metto tutto questo? Per sopra. Ok, allora ne tengo un po'. Poi al massimo lo utilizziamo quello che abbiamo avanzato di qua. Questo mescolo. Ragazzi. E questa la puoi fare anche con un po' d'anticipo e poi dopo la fai gratinare. Sì, sì, beh, certo. La lasci lì. Meraviglia. Sono talmente concentrata su questa pasta e invece no, volevo sapere un sacco di cose. Sono rimasta estasiata. Dalla pasta. No, questa pasta è bellissima, è vero. No, io invece ti volevo chiedere come si fa, come fa una Miss Italia, perché ne abbiamo viste tante, a diventare poi anche un'attrice. Cioè, qual è il salto che ti permette da Miss Italia, che poi comunque ogni anno ne esce un'altra, alcune vengono dimenticate, tu invece sei entrata subito nel cuore, sei diventata un'attrice credibile. Qual è il segreto? Ma in realtà... Lo studio... Sicuramente la voglia di fare bene, quello sì, però c'è anche la fortuna magari di essersi trovata nella cosa giusta, nel momento giusto. Vedi, tu sei troppo modesta, secondo no, me, beh, no, no, secondo me la fortuna nella vita comunque è una componente importante. Che va, E poi però la determinazione in quello che fai, la voglia di fare le cose che fai, migliorandole sempre, questo ovviamente. E lo mettiamo, studio, mettiamo di... questa cosa che... Sì. Questo però scotta, sì. Vero? Sì. Aspetta che ti do... Aspetta, qua ci sono le presine. E allora lì la domanda però ci sta, cioè anche saper scegliere bene le parti, sì, i copioni, ecco, allora, perché... No? Scegliere il copione e la parte che viene interpretata è importante, però non sempre ciò che tu leggi viene poi realizzato nel modo in cui tu te lo saresti immaginato, quindi anche per questo ti parlo di fortuna, perché certo. Scegliere anche le persone con le quali lavori è molto importante, certo. Però il copione è una cosa fondamentale che ti deve piacere, il parmigiano me ne servirebbe un altro. Sì, aspetta pochino. Che te lo prendo. Qual è il regista con cui vorresti lavorare da matti e non hai ancora lavorato? Ma ci sono... Tornatore è un mio sogno. In effetti... Tornatore è un regista con il quale mi piacerebbe tanto lavorare. È un grande. E vabbè, poi ci sono tanti registi. In realtà, insomma, anche Muccino, per esempio, è un regista con il quale mi piacerebbe lavorare. Ecco, ne mettiamo un altro po'? Sì, lo aggiungo sì, anche perché se questo non... poi sopra gratina... Aspetta, posso sì, andare con... Sì, certo. Ci mancherebbe. La poesia. Una poesia siciliana, tutta siciliana. La poesia siciliana, fantastica. Allora, adesso lo possiamo mettere in forno. Io apro il forno, tu metti, questo secondo te, cioè allora, non ti aspetta. Bruciare. No. No, ok. Vai. Secondo te questo quanto cuoce? Quanto gratina? Non tanto, secondo me 10, no, non tanto, minuti. Ma bisogna... Sì, anche 20. Ah sì, è una cottura un po' più lunga. Sì. Ok, un 20, lo chiedo perché noi in realtà abbiamo quella che ci arriva dalla cucina. Eh sì, questa è ben gratinata. Esatto. Ragazzi, guardate che meraviglia. Allora, la tua mamma sarebbe d'accordo con questo piatto che d'accordo. Esce dal forno? L'aspetto è bello. Vieni, allora, lo appoggiamo qua. Fantastico. Allora, prima di servirlo, in realtà andrebbe fatto raffreddare un po', cioè sì, la pasta al forno non si vero. Serve caldissima. Perché sennò perde un po' tutto il sapore. Sì, cioè, perché ti bruci. Ti bruci, è vero, e più rimane lì più è buona. Allora, Anna, io ti ringrazio anche per aver condiviso una ricetta di famiglia, e sono le più preziose, secondo me. Volevo regalarti il mio libro nuovo, che mettiamoci grazie. A cucinare. Ci tengo tantissimo, così, perché mi aiuterà a fare con cose. Con la tua bambina, magari ogni tanto ti metti a fare qualche torta. Yeah. Grazie mille. Io ti ringrazio, allora ricapitoliamo questa sontuosissima pasta al forno. Abbiamo preparato un sugo con la passata di pomodoro, l'olio e il basilico. Abbiamo affettato le melanzane, le abbiamo fritte. Abbiamo affettato la mozzarella. Abbiamo condito la pasta con 3/4 di sugo, le melanzane, 3/4 della mozzarella e il parmigiano. Abbiamo sporcato di sugo una teglia da forno, ci abbiamo trasferito la pasta e abbiamo completato con altra mozzarella, altro parmigiano e il sugo rimasto. Abbiamo cotto mezz'ora a 200 gradi. Il nostro menù dal nord al sud Italia.
Si merita una tavola molto raffinata con questi piatti che hanno un decoro che è ripreso anche dalla tovaglia, quindi proprio raffinatissimo. E poi dal nord, quindi i pini innevati, al sud Italia con tutte queste conchiglie. A me questa tavola piace perché è leggera ma natalizia. Insomma, a proposito di leggerezza, chi fa il fritto più leggero e più buono del mondo? La sora Anna. Io ringrazio tantissimo Anna Dente. Come stai? Come stai? Bene. Una celebrità assoluta della cucina romana, non solo in Italia, cioè tu ormai nel mondo e nella tua osteria che è a San Cesario, provincia di Roma, che è l'osteria San Cesario, tu proprio mantieni la tradizione romana, laziale della cucina. Sono 17 proprio... anni che sono impazzita per questo ristorante. Però ne hai avuti di riscontri e di soddisfazioni. Oggi ci fai il vero fritto alla romana. Ai milanesi. Io già non sono milanese, però qui vediamo, qui c'è qualche romano? No. Sì, uno, due, sì, che non si fa vedere, ma è romana, Flaminia, la nostra produttrice. Allora, come si fa questo fritto? Allora, intanto ho portato un piccolo omaggio, perché magari dopo con la cacciara. Con la cacciara. Ah, beh, il tuo libro, Al dente come Anna, mamma mia, quanti segreti ci saranno che ci sveli sulla cucina. Tra l'altro, la storia più le ricette. La tua storia è molto bella, perché tu, insomma, dalla macelleria della tua famiglia, contadina, poi hai deciso, mettiamolo qua. E poi hai deciso di aprire questo ristorante. E poi abbiamo deciso... Chi ti ha più fermato a te? Che non perde la tradizione romana. Certo, fammi vedere. Allora, anche mio marito è romano, quindi io ho un fammi pochino... Fammi vedere, bella... Una piemontese che parla romano è proprio terribile, io allora lo so. Allora iniziamo a fare il fritto sì. con i fiori. I fiori di zucca. Ma tu li fai ripieni di mozzarella alici o sì, li fai... Sì, come no. Sì, eccoli. Vediamo. Allora, spiegami come fai la pastella. Subito. Subito. Allora, ho messo un uovo. Un uovo, acqua gasata. Acqua gasata. Ah, una cifra, sì, perché adesso vai con la farina. Ma tu fai tutto a occhio, sì. Io non peso niente, tutto a occhio, che devi fare? Ok, vedi, non ce lo metto l'uovo, invece... Un po' di colore ci vuole, un po' di sale. Deve essere una pastella molto, diciamo... omogenea, però bella densa. Infatti ce ne vuole ancora un pochino. Vedi, la mia suocera sempre alla vigilia ci fa il fritto. Di Roma, no? Diciamo, la vigilia più importante non è del giorno di Natale, però... No, è vero, a Roma si festeggia molto. Si riuniscono molto vigilia, tutte le sì? famiglie. Adesso metti nel fiore. Guarda, ti faccio vedere. Fai tu. Così. Pezzettini d'acciuga. Ok, vediamo. Così, poi si gira. Ma poco, io li carico molto di più. Sbaglio? Certo. E perché, scusa? Ecco perché dopo dice una che i fritti sono pesanti. Se ne devono mangiare giusto. Vabbè, ma a mio marito piacciono però. Adesso facciamo... E lo lasci lì fino al momento di tirarlo via. No, adesso mettiamo insieme. Ok. Allora, questa è la borragine, le foglie di borragine, la nostra tradizione romana, perché queste si trovano spontanee sì. e poi si mette pure qui la chissà che buono, mamma mia, che roba buona. E dopo l'assaggerai, no? Certo, e questo lo chiudi con uno stecchino. No, questo si fa così, vedi, si fa un panino. Sai, a noi a Roma ci piace il panino con la mortadella. E la mortazza. Sono stata a Hong Kong, non ho mangiato per 15 giorni. Quando sono ritornata la mattina dico, senti, sai che c'è? Ferma dall'alimentari, un amico, dico, fammi una rosetta con la mortadella, stavo a morire. Perché tu vai a cucinare dappertutto, anche a Hong Kong. Come ti guardavano Ci voleva solo un coltello per ammazzarli. Che vuol dire? Lascia aperto. Senti, adesso tu mi devi aiutare. Gira. Quanto va un fritto? Questi fanno presto, Fanno presto. Dove li metti poi? Poi li mettiamo su un piatto. Guarda che bella pastella. In un attimo, fammi. Vuoi della carta? Deve essere dorato, sì. Ok.
Mi raccomando, Benedetta. Tu mi devi dire quando. Vediamo un po'. C'ho una responsabilità dorato, io. Sì, dorato. Se no, poi mi tratti come quelli di Hong Kong. Io c'ho paura. No, c'è. Io lo tolgo, che dici? Levo. Sì, sì. Senti, ma tu ti definisci una chef? Una... No, no. Come li vedi sti io chef? Io sono una cuoca. No. Però ci sono grandi chef che ti hanno osannato. Ma come se pare a casa sua. No, no. A me non importa niente. No, hai avuto riconoscimenti da grandi chef. Sì, beh, però... io mi hanno nominato al Campidoglio la regina della cucina romana. Cioè, dici poco, dice niente. Romana e nel mondo. Io sono nuda. Ecco, aspetta, oh. E tu mi lasci la cosa più difficile qui. Certo, devi guardare. Mamma mia. Se no quando ti impari. Oh, ma io sono capace. A magna. Ma cos'è questo? Scherzo, anch'io, ma scherzi, dai. Questo ma è il cavolo nero. Che è sbollentato, è però. L'hai fatto bollire prima. Cetto dentro perché... No, e questo è... Faccio uscire questi. E questo che hai messo che è? Sempre... Allora, questo è il finocchio selvatico che nasce dappertutto. Nessuno ci fa caso che buona mangiare. Perché tante erbe sono buone a mangiare. La gente vero, se lo deve mettere in testa. Hai ragione, è vero. Oh mamma mia. Senti, cosa friggi adesso? Tu dimmi, Allora, tu mi lasci qui da sola. Sì. Ah, che fatica. Noi friggiamo pure sti due broccoli. Questa è, i broccoli questa è la cimetta, lessi. La cima, il broccolo romanesco, che è la cimetta proprio. Io ho mai capito la differenza tra erbroccolo, erbroccoletto. Il broccoletto è quello con le foglie. Il ciccetto tipo quelli che fanno giù in Puglia, no? Che ci fanno il broccolo. Il broccolo romano è proprio tutto diverso, è una pigna, è come una pigna, ma non... Si chiama broccoletto, infatti io con mio marito ti faccio i broccoli, ma questi non sono broccoli, questi non capiamo niente. Vabbè, friggiamo anche questi, ma tu ci vai da sti grandi chef poi a cena, ti fai un po' coccolare sì, da questi? Sì, ah, sì. Ah, ci vai, ma ti piace o non ti piace? Beh, mi piacerà. Ti piace o non ti piace? Mi piacerà. Ti mettono no, sta cosina così no. Piccola davanti. Vabbè, io ho sempre detto che mettono i piatti grossi e dentro non c'è niente. Poi se offendo io perché sono stata sempre contraria a sta cosa, da quando ho aperto il ristorante. Tu fai delle belle porzioni. Io faccio, come no? Pensa che a Parigi se io faccio una matriciana italiana, là ce ne mangiano quattro dei francesi. Mica uno. Tu sei considerata la regina della matriciana. Vabbè che stiamo a fare il fritto, ma qual è il segreto della matriciana? Sono gli ingredienti, quattro ingredienti buoni. Guanciale che lo fa mio marito. Poi i pomodori del Vesuvio e di... Oddio, ecco come sono persa. Vabbè della costiera alle spalle. I corbarini sono dei piccoli, solo che devi pagare. Se vai bagna bene, devi pagare la roba. È inutile, chi sta a zappare la terra, è fatica. Che cosa ci fai, i bucatini, tu o tipo rigatoni? No, noi facciamo i gnocchetti a coda di sole, le dopo. A coda di sole? È un dialetto, no, sarebbero i strozzafredi a Roma. Ah, ok, va bene. Noi nelle nostre parti E pecorino? Pecorino romano DOP. Certo. La pasta fatta in casa, ecco, basta, è pronto. Vedi farina? Allora, prima la farina si bagna la ricotta. Questa la voglio proprio assaggiare perché mia suocera non me l'ha mai fatta questa. Laura? Eppure è proprio un piatto romano. Questa la voglio la prossima volta che vengo. Un messaggio mio personale. Va bene. Allora, ma questo non brucia? No, adesso abbassiamo un po'. Facciamo ancora questa e poi io so che tu qua sotto hai qualsiasi cosa da offrire al pubblico. Abbiamo una quantità di frittura da farvi vedere lì. Questo voglio vedere proprio come si fa. Poi il resto ve lo offriamo. Poi dobbiamo fare ancora i carciofi e le zucchine. Ma questo quanto va? Quando è dorata la levi, girala. Tutto deve essere dorato qua. E non si squaglia, No. No, non sapevo io sta cosa qua. Che roba. Dai, fammi ancora il carciofo e poi via. Oddio, ma andiamo di corsa. Andiamo di corsa, sì, mannaggia. Qui mi metto in fretta. Lo tolgo. Vieni, va. Guarda a che velocità mi ha pulito un carciofo questa donna. Io non ho parole, ci metto un'ora io a pulire il carciofo così. Guarda, lo mettiamo qui. Ah, nell'uovo questo, non nella pastella? No. Questa non la sapevo. Cioè, lo passi prima nell'uovo ecco, e poi nella farina. No, contrario, fai un mischione.
È uovo con un pochino di farina. Ma ci avevo messo un po' troppo olio, si dovrebbe fare così. Mia madre, non c'è buona a farlo, mi subito se ma mi come, vede, mi dice subito. La tua mamma ti bacchetta? Oh, 91 anni, guai. Che forte, come si chiama la tua mamma? Maria. Maria, ma con una figlia la così? La saluto. Osannata in tutto il mondo per la cucina romana e l'avanti critica. E lei non voleva. Lei non voleva. Non voleva che aprivo il ristorante. Vedi, a volte le mamme sbagliano. Direi proprio di sì in questo caso. Giro. Oh, mamma, mi bacchetti, poi io come faccio? E io chiacchiero. Vabbè, qui ho fatto tutto io, però oggi... scusa. Dai, va. Vabbè. A Roma lo sai come dicono? En c'è prova. En c'è prova. Aspetta, prima mettiamo questi qua sopra, che sono quelli appena fatti, e poi andiamo a distribuire, che dici? Io, questo lo tiriamo fuori dopo. Dai, no, vai, tira fuori tutto. Abbiamo... Questo è il piatto. Mamma mia, metti qua. Abbiamo una... appoggia pure, Anna. Abbiamo una quantità di fritto meravigliosa. Io direi così. Sì. Un piatto lo lasciamo qui per la nostra, diciamo, esposizione. Questo, Anna, vieni, andiamo a distribuirlo. Hai voglia di venire? Dai. Questo lo lasciamo. Ma no, è la roba più bella. Mettiamola. Glielo tagliamo, se no che gli tocca, mossi poracci. Io gli avevo detto della friggete, ma chi lo sa? Mi hanno dato retta. Tu metti tutti sotto, Anna, ho capito che... E certo. Io voglio assaggiare la ricotta. Andiamo? Ricapitoliamo il piatto, ma noi invece andiamo a offrire da mangiare. Aspetta, Anna. Vai. Questa è la ricotta. Per la pastella abbiamo mescolato l'uovo con l'acqua gasata, la farina e un pizzico di sale. Abbiamo pulito i fiori di zucca, li abbiamo farciti con mozzarella e acciuga. Abbiamo farcito anche le foglie di borragine con mozzarella e acciuga. Poi abbiamo passato i fiori di zucca e i sandwich di borragine, il cavolo nero sbollentato, i finocchi selvatici, il broccolo romano, le zucchine nella pastella. Abbiamo fritto, invece la ricotta l'abbiamo passata prima nella farina e nell'uovo. Stessa cosa abbiamo fatto per i carciofi. E adesso il dolce, leggerissimo proprio. Facciamo una specie di vellutata, di frullato di cachi con l'amaretto e un pochino di liquore che lo rende un pochettino più ricco. E intanto facciamo una glassa al cioccolato, così ci impaniamo proprio, ci mettiamo dentro, ci immergiamo un amaretto per completare il nostro dolce. Mentre il cioccolato scioglie, pochissima pubblicità. Allora, bentornati nella mia cucina, menù dal sud al nord, dal nord al sud Italia, menù di Natale, che finisce in maniera leggerissima. Insieme al panettone facciamo questa coppa di cachi con gli amaretti. Quindi prendiamo i cachi, volendo li possiamo anche schiacciare con la forchetta, ma se vogliamo andare più sul sicuro, allora il mio amico Duilio proprio li schiaccia, li spreme, vediamo se riesco a farlo anch'io, Non so, io quasi li sbuccio, mi sembra una cosa più consona, e gli do una frullata nel mixer, così. Quanto sono buoni i cacchi, a me piacciono da morire. Ma poi il singolare di cacchi, è cacchi o caco? Chi dice cacchi? Io, uno, due. Ecco, si può dire in tutti e due i modi. Io ho litigato una volta e voi state nel dizionario. Si può dire, io dico cacchi, però poi ho controllato che si può dire un cacchi e due cacchi. Vabbè, questo è fondamentale per la ricetta, se no non viene. Allora, sto facendo un brutto lavoro, ma... Perché, allora, la cosa più noiosa dei cacchi è pulirli. Se uno li trova già frullati... E a cavallo, no? Ma smettila. Chi è che ha detto che si mangiano i cacchi con la pelle? Red, chi altri? No, non si mangiano i cacchi con la pelle, Red. Ti allappa tutta. Via. Così, facciamo un po' veloce.
Allora, ho sciolto il cioccolato. Adesso ci metto appena appena una goccina d'acqua, perché sennò... mi sta a bruciare. Ecco, infatti ho fatto peggio. Dai, su. Ultima ricetta. Va bene, allora frulliamo un po'. E la ricetta è finita praticamente. Aspettate, vi faccio vedere. Ho delle coppe bellissime che ho messo nel freezer, così le serviamo però... ed ecco, insomma. Hopla. Così serviamo la nostra crema. Prendo un mestolino. Prima di servirla, io ci metto una spruzzata di liquore. Un liquore un po' aromatizzato. Così. Lo riempio. Vedete che è proprio una roba da un secondo, eh? Così. Poi, che buono, l'amaretto lo si sbriciola sopra. Uno solo. E tante volte insieme al panettone uno vuole dare una specie di sorbetto e questa potrebbe essere una buona idea, molto veloce. Poi, se volete proprio fare i raffinati, arrivo, aspetta. Ecco qua, non ci sta, ce ne metto uno. Potete prendere un amaretto, passarlo nel cioccolato, così. Vedete? Non brucia, no, non brucia. Del resto io non mi brucio mai. Lo si passa nel cioccolato così. Adesso questo cioccolato non mi è venuto tanto bene, mannaggia. Però facciamo finta che non mi è bruciato, invece mi è un po' bruciato. Che miseria. Quando una ricetta non deve venire, qualcosa non deve venire. Vedi? È venuto, mi si è un po'... Vabbè, fate conto che sia glassato bene, ma è uguale. E ci mettete uno o due amaretti ricoperti di cioccolato. Intanto, velocemente, come l'abbiamo fatto questa coppa? Abbiamo frullato semplicemente i cachi con un po' di Cointreau di Grand Marnier. La coppa bella gelata l'abbiamo servita sbriciolando l'amaretto sopra, a parte il cioccolato fuso, ci abbiamo immerso l'amaretto e l'abbiamo messo di fianco per rendere il tutto ancora più bello. Allora, dolce velocissimo per finire un menù impegnativo. E voilà, il nostro menù dal nord al sud è finito. Alla prossima puntata!